Va ora in onda Open Day. Conduce in studio Eliana Chiavetta. Martedì 31 maggio sarà un giorno decisamente diverso da tutti gli altri. Intanto torno io ad Open Day Cinema, perché Open Day Cinema c'è sempre stato in queste settimane. Immensa gioia, quest'oggi ci sei mancata, Eliana, e tu lo sai, il programma nasce con te e questo ovviamente è un fiore all'occhiello nostro, no? Scinardo. L'appuntamento del martedì con il cinema, con i talenti, con gli attori, con questo mondo meraviglioso. Io ti direi anche che porta sarei... anche la tua firma. Ma io ti potrei anche dire che sono felicissima di vederti, che è una cosa bellissima. Io sono un po' emozionato. Però ho un problema, che piuttosto che stare girata verso sinistra dove ci sei tu, il mio istinto mi dice di guardare immediatamente alla mia destra, perché per chi è già collegato sulla nostra pagina di Facebook l'avrà già riconosciuta, ma è veramente la Rory Quattrocchi questa qui accanto a noi. Che meraviglia! Ma che cosa bella! Allora, guarda, che poi uno dice, vabbè, io ho sempre avuto, vabbè, stiamo parlando di una donna immensa oltre che un'attrice straordinaria, stiamo parlando di una rivoluzionaria e quindi è un grandissimo onore aprire oggi questa giornata insieme a te, veramente. Anche perché uno dice, vabbè, sono passati i tempi, si va in altri lidi, cose dice non ci parlerà, non ci calcolerà mai più, e invece no, lei resta anche vicino a noi. Ma perché non dovrei? Non ho capito quali lidi, Mandella, che cos'è? Queste cose. Lido Olivella, di che lidi parli? Non ho capito. Ma forse Cannes, forse la Croisette. Va bene, Cannes, la Croisette, e dopo che viene? Io l'amo. Sono giorni felici, non lo metti in dubbio, sono meravigliose esperienze, è meglio che si facciano che non. Assolutamente. Ma dopodiché uno rimane. Quella che sei. Ma come dovrei fare? Un monumento. Sì. Il balatone, ma come posso? Rimango la signora Aurora Quattrocchi, piacere, molto lieto. Buongiorno. Vedi che cosa immensa questa mattinata di Open Day, come inizia, bellissimo. Ma guarda, Eliana, io devo essere sincero e poi diamo la linea. Quando ho visto, ovviamente per motivi professionali, a distanza quest'anno il Cannes, poi abbiamo avuto la scorsa settimana il collegamento in diretta con il direttore della Film Commission, che ci ha raccontato un po' questa mostra, e ho visto anche la diretta dal red carpet, vedere la nostra Rory super intervistata con, adesso per la gioia dei nostri radioascoltatori che ci seguono anche via Facebook, vedremo questo momento davvero emozionante di Cannes. Io ho preparato anche due clip perché ti sei rivista? L'occasione è meravigliosa. Mai vista, io non ho nulla che mi faccia vedere tu quello che faccio, non ho idea, però me l'hanno detto. Poi per esempio mi sono vista l'altro ieri sera, da Fazio c'era Favino, è stato graziosissimo come sempre eccetera, ha detto di me cose deliziose, e poi hanno fatto vedere anche un pezzettino di filmato dove c'ero pure io e mi sono vista. Ma come mai che sei così? Ah, tu parli tipo telefonini e varie cassettine, no, non sono cose mie, mi dice, non mi interessa. Bellissimo. Noi abbiamo giusto qualche secondo di pubblicità per prepararci al meglio, per dare il buongiorno a Riccardino Zerbo in regia, condividiamo la diretta sulla pagina di Facebook e poi torniamo qui insieme per queste due ore di Open Day Cinema. Abbiamo tantissime cose da dirci questa mattina, però vogliamo iniziare subito dalle immagini. E allora cosa guardiamo per aprire? Ma guardiamo, lo accennava Rory poco fa, il film in questione è Nostalgia di Mario Martone, e in questi giorni in sala è stato accolto molto favorevolmente a Cannes dalla critica. La cosa più semplice era mandare in onda il trailer del film, che comunque è ovunque, ma sono riuscito a prendere un frammento dell'intervista sul red carpet di Rory Quattrocchi. Teatro Sierra. Non c'è la
You were acting. Che bellezza, mi dite delle cose meravigliose, grazie infinite. Sì, sono state molto coinvolgenti, molto emozionanti ed ero molto spaventata, perché era una grande responsabilità, un film di Mario Martone e Pierfrancesco Favino e io. A Cannes è la prima volta ed è una grandissima emozione, un piacere eccezionale, un grande divertimento, grazie. A Venezia ho avuto il piacere due volte, sono andata, due bellissimi film, e quando c'è da divertirsi io ci sto, perché mi piace tanto divertirmi. Très bonne soirée, merci. Allez, tous les deux ensemble, le beauty cat. Abbiamo visto quanto ci si diverta, no? Su un red carpet. Uno dice, vabbè, arrivi su un red carpet, la tensione, come stanno i capelli, come sta il vestito. Ma quale capelli? Io capelli non ho sempre avuto, che niente, figurati. Faccio conto dei miei quattro occhi. Che infatti l'intervistatrice, una cosa bella che mi ha detto, dice, signora, suo figlio dopo 40 anni è tornato per i suoi begli occhi. Io le dissi per i miei bei quattro occhi. Giustamente. Senti Rory, la grande capacità di un regista è la direzione degli attori. Madonna che bravo. Sappiamo bene che ti sei trovata molto bene con Mario Martone. Benissimo, poco benissimo. Fa in offline lo definivi un babà alla panna. Un babà alla panna, veramente una persona eccezionale, di una gentilezza d'animo, di utilità, di pensiero, cioè proprio intelligente, basta. Non è... C'era Franco Scaldati che aveva una bella frase che diceva: no, c'è tutta la fuerza, non la viviamo, noi ce ne viviamo. E basta questo. E di questo parleremo. E quando c'è questo, veramente, guarda, anche io ho avuto a che fare con meravigliosi registi. E più o meno quando sono grandi non hanno bisogno di fumare, di fare un fumo. È vero. E a proposito di grandi, Pierfrancesco Favino è considerato uno dei più importanti attori in Italia. Io ho letto alcune sue dichiarazioni. È bravissimo. Trattato la sceneggiatura di questo film, ma soprattutto c'è questa scena dove ti prende in braccio nuda, che è una scena fortissima. Chiaramente ce ne sono tante altre, ma giustamente focalizziamo l'attenzione su questa scena, perché non c'è dubbio. Ma tu hai dichiarato alla stampa che non hai problemi. No, io non ho problemi, io vedo che i problemi li hanno loro tutti, esatto. Quanto siete, perché invece di focalizzare l'attenzione su cose, vero, anche immediatamente è il nudo, va bene. No, ma anche perché il tuo primo nudo in teatro a Palermo risale non mi ricordo. Stata una rivoluzionaria, ma chi se ne frega, per me non è rivoluzionaria, per me rivoluzionario sarebbe che tutti a un certo punto, che siccome siamo con le pezze al culo veramente, che non se ne può più, facessimo un bel corteo tutti nudi invece di fare finta. Quello che per esempio mi stomaca sono i filetti interdentali in mezzo alle chiappe. Quelle sì che perché non se lo levano, questa specie di filettino interdentale in mezzo alle chiappe? Ah, ok, è proprio di tanga stiamo parlando. Ma scusa, non ho capito, quello sì che mi fa un poco impressione. Quando nude invece è più comodo. Nudo, comodo, è più decente. È una questione certo. Di... Ah, ok. Ma perché il filetto interdentale è una cosa decente, non ho capito. Ma è ognuno con le proprie comodità. Ma ho capito, vedi che cosa comodo, sentite, già quando le mutandine ti si mettono un poco dentro il culetto. No, quelle fastidiosissime. Figurati, vabbè, comunque lasciamo. Ma dovevamo parlare della carriera di Rory, appunto. Io sono sempre quello che vi riconduce un po' in un alveo. Ma questo è comunque un argomento di discussione. Potremmo dedicare le due ore di Open Day Cinema. Ma io infatti mi ricordo benissimo che quando è stato questo spettacolo, che era uno spettacolo rivoluzionario all'avanguardia, era proprio contro... era quello il periodo che si facevano gli spettacoli d'avanguardia, il mio nudo non era lo spogliarello, era uno spettacolone con tante però l'unica cosa che tutti i fotografi chiaramente si sono anche perché dico Rory è sempre stata una donna dalla bellezza indiscutibile, quindi giustamente hai fatto vedere tutta quello questa bellezza si sono emozionati andiamo avanti. Forse è corretto. Ed è giusto raccontare un po' anche il suo percorso artistico, i suoi esordi al teatro. Poco fa citavi il grande Franco Scaldato, Scaldati, Burruano. Primo spettacolo della mia vita, attore con l'occhio chiusa, con di Franco Scaldato.
Siamo a che anno, Rory? Io non l'ho contato mai gli anni. Non me ne so. Ma se c'è un anno che io ricordo è il 1989, dove tu esordisci al cinema con Mary per sempre. Io sì. Che ricordi avevo 45-46 anni. Eri già una bella donna ed eri comunque un grande punto di riferimento. Oggi sei la nonna siciliana la nonna, per la eccellenza. La mamma. E io volevo fare Van Dosir, se invece faceva la nonna. Rory, per raccontare un po' insieme questo percorso, Riccardo, io ho montato un piccolo showreel ovviamente una sintesi della sintesi di un curriculum straordinario di tanto cinema, teatro e TV. Allora noi ascoltiamo alla radio Lo Stato Sociale con Una Vita in Vacanza, ma ricordiamo ricordiamo che siamo su Facebook in diretta streaming e se non potete guardare adesso anche lo showreel di Rory Quattrocchi, il video rimarrà a disposizione vostra in qualunque momento. Che cosa devo fare? Non abbiamo fatto niente. Vi mando a Messina, alla rieducazione delle ancelle. Ci sono delle brave monache, vi troverete bene. Il sabato e la domenica, se vi comportate bene, vi faccio tornare a casa. E un giorno forse mi ringrazierete. Il cugino Antonio non è venuto perché non ha preso la coincidenza. Ancora non te le sei tagliato queste capelle da frocio, ah? Rumine, cose, c'è proprio una giornata di scagno! Gliel'avevo comandato di tagliarsi i capelli, gliel'avevo detto che se lo ripeteva così l'ho ammazzato! Non ha detto una voce, ti davanti alla tua parte di niente, ci contate le mie necessità e Dio mi pagherà la libertà. Ci fate parte tutti i potessi, se non si è giunta l'avvocata, mi sa che non ci ti vennero a tirare un cinematografo un tosticchio, catare! Adesso le cose mi sono più chiare. Che vuoi dire? Di te e di tuo fratello Pasquale. Voi forse pensate di parlare piano e che io non sento, ma una madre vedi che capisce tutte cose e sente tutto. Pure che uno sia zitto. Però fate bene voi a proteggersi. Io l'ho capito subito, però, sai. Appena è nato il negretto, sono stata sicura. Il sangue è sangue. E quello è sangue del tuo sangue. Il Piccirillo. 1950. Che è successo? Arrivò al porto di Palermo una nave che veniva dall'Africa Nera. Chi? Lui era alto, possente, nero come il carbone. Chi? Si chiamava Pinuzzo. Pinuzzo? Giuseppe sarebbe. Azizi. Pinuzzo Azizi, chi è? È lui, il tuo vero padre. Allora, non so se la cosa più bella, mentre diciamo eravamo un po' fuori onda, era sentire Rory Quattrocchi che cantava Una Vita in Vacanza o i commenti, quelli che non tanto si possono dire sui retroscena dei film. Quelli dove parte il beep. No, non li ripetiamo si assolutamente. Si può sentire tutto. Si può sentire tutto, però comunque
accade ogni volta, si arriva sul set, si lavora con nuovi colleghi, ci possono essere quelli che, poi se si lavora con quelli che sono famosi, che magari uno ha già visto da altre parti, ci sono delle aspettative, uno se l'aspetta più simpatico, più bravo, meno bravo, a volte si viene sorpresi in positivo, altre volte si rimane un po' delusi, io capita. Io veramente non mi aspetto proprio niente. Ormai? No, ormai, sempre, non ho avuto mai questa, mi conosco te per esempio. Parliamo, ci guardiamo negli occhi e poi tiro le somme. Oh, ok, decidiamo dopo. Senti, Rory, io ho una curiosità. Rispetto alla sceneggiatura, quanto sei fedele nella lettura del testo e quanta spontaneità c'è? Ma questo dipende dalla regia. Alcune volte mi lasciano più libera di fare qualche battuta a soggetto, soprattutto quando ci sono soggetti scritti in siciliano, fra parentesi, con tanti mica. Yatven e cosa vuoi. Per cui io dico, ma questo non è problema. E allora mi dicono, vabbè, non ti preoccupare, tu fai quello. Insomma. E invece, per esempio, in questo di Martone è stato per me un problemone. Ho dovuto imparare a parlare in napoletano, che non è assolutamente una cosa semplice. Ma sei stata lì a Napoli per un periodo? Sono stata per i fatti miei, perché avevo finito un film e quindi avevo una decina di giorni a disposizione e quindi ho affittato una casa per i fattacci miei, proprio vicino. Un rione popolarissimo di Napoli, sono venuto, mi viene. Quartieri spagnoli sicuramente. No. Sì, quartieri spagnoli, università, altre, insomma, e avevo affittato questa casa e quindi ho orecchiato un po'. Poi c'avevo una brava maestra che mi insegnava, poi c'avevo Martone disponibile oltre ogni misura, che è stato con me con una pazienza. Insomma, in qualche modo su napoletano mi viene. È un film amabile. Proprio ieri mi confrontavo con una collega giornalista, Eliana Napoli, che ha scritto appunto una recensione sul film. Io non l'ho ancora visto, ma oggi andrò a vederlo. No, è bello, sì, è godibile, si vede con piacere, non si annoia assolutamente, perché se mi fossi annoiata l'avrei sentito, perché io sento profondamente la noia. Ma tu l'hai visto per la prima volta a Cannes? Sì, oppure... la prima volta a Cannes, sì. Okay, questa è un'altra è cosa che a me fa anche impressione, cioè perché sì, l'attesa, hai la gente che parla del film in cui ci sei tu, però ancora non l'hai visto. Bellissimo, questa cosa è bella, questa sorpresa, questa meravigliosa. Poi in un contesto come quello, in genere si fa sempre una prima con gli attori. Forse l'avranno fatta, ma io stavo qua. Senti, Rory, poco fa parlavi oggi questa parola inglese, actor coach, cioè quindi non ne parliamo assolutamente. Una maestra che mi ha insegnato a parlare in napoletano, Anna Arredi, bravissima, eccezionale, una donna poi favolosa, cioè disponibile, simpatica. No, perché dobbiamo per forza stravisare tutti i nostri la mia che domanda è il nostro è, linguaggio tu senti molto le vibrazioni vivi sì, di grandi sensazioni quando hai davanti una ragazza un ragazzo giovanissimi che vogliono intraprendere la strada della recitazione qual è il consiglio che tu ti senti di dare a questi giovani talenti se riconosci il talento in loro con un'esperienza come la tua ma che devo fare io non lo so come ci sono arrivato è stato tutto sbattendo di qua e di là, non lo so, che gli devo dire? Che mettano fuori tutte le loro armi, quelle ognuno ha le sue, che ne so io? Non c'è una via per tutti. Lo studio, che ne so, io non l'ho fatto. Ma è una cosa che è consigliabilissima, no? La lettura, lo studio, interessarsi di tanto altro oltre il quotidiano, che ti voglio dire, andare oltre. Forse prima si potevano frequentare più teatri, non lo so adesso, perché io così bene o male, capito? Andando, mettendo il naso nei teatri e teatrini palermitani, in qualche modo mi sono fatta. E questa città, secondo te, è stata generosa? No, assolutamente. Nei tuoi confronti? No, completamente. Ma se finora, per esempio, io ho telefonato quando dovevo andare a Cannes al carissimo Toti Rizzo, grande amico, nonché bravissimo giornalista, che con me è stato sempre disponibile, gentile, un amico. E gli ho detto, Toti, vado a Cannes, voglio condividere con te questo piacere, perché invece tu, chi si occupa di critica o di giornalismo, non lo so, chi dovrebbe essere il... Certo, dici, gira la notizia, dovrebbero essere ma tutti io non ho avuto chiamare... fatto manco un trafiletto da due soldi. Ma a me mi fa molto piacere, perché mettiamo proprio una separazione totale fra quello che è il giornalaio palermitano e quelli che sono i grandi giornalisti di tutto il mondo che mi hanno fatto interviste come interviste voi lo sapete già? Quindi io dico questa cosa per me mi ha fatto molto piacere con tutto che io ogni tanto ho bussato a quel campanello
cercando di sollecitare, capito? Dicendo, ma sai, io ho fatto questo e quello. Ma cucù, qua, pronto? Chi parla? Come al solito il Nemo profeta in patria. Ma qua è terrificante, sì, c'è una cosa veramente delittosa, meglio così comunque. È bello quando poi le notizie rimbalzano, no? Rory, arrivano poi a Palermo da Cannes con un successo così incredibile. Ma chi me ne importa che rimbalza? Ma tra l'altro adesso mi stavi raccontando di un'altra esperienza incredibile con Emanuele Crialese, del film che hai da poco girato. Sì, e che... ho girato, ma infatti tutte queste meravigliose notizie, anche un serial americano con Gigi Locascio, anche un altro film importante che ho fatto prima... Tutte queste cose avrei voluto dirle alla persona addetta allo spettacolo. Ma nonostante i giornalisti, tu vai alla grande e comunque hai una visibilità straordinaria. E pensa a chi magari fa veramente una mollichina, sì, e da quella mollichina riesce a fare notizie, titoli, ingigantire. Vabbè, ma forse però... ma è una casta, secondo me. Sono tutta managhiata e manettiere. Amici degli amici, oh, non lo so. Stop. Guarda, sai che cosa possiamo fare? Mandiamo la pubblicità, questa è sempre la migliore soluzione. La vediamo subito dopo la pubblicità, subito dopo i consigli di Radio In. Allora, cosa ci prepariamo a guardare? È la terza clip che accompagna questa bellissima mattinata d'apertura. Non potevo immaginare cosa diversa. È un film a cui io sono molto legato, Anime Nere di Francesco Munzi. C'è bellissima, un'interpretazione straordinaria di Rory assieme a un'altra bravissima attrice catanese che è Emanuela Ventura. Mi ha telefonato, che ma è dolcissima, sì. Emanuela. La vediamo subito, sì, insieme. Che bello. Non vi piace? Che dai a fare con questa? Ma mentite? In qualche occasione? Capisci, non vi piace? Ma non è che non mi piace, bello mio. Non mi serve. Sono vecchia. Vecchia, ma... Ma mai una volta cancello una soddisfazione? Ma sei tremenda. Adesso la stara, mamma, che portasse belle regali. Com'è, come mi stai? È bellissimo. Sì, ruffianeglia, tutto così. No, è verità, io dico quello che penso. Questo mi mancava, lui. Oh, saccio che fa la collezione. Che sorte me. È a mia, zio. Non mi portaste niente. Ha ragione, bello mio. Ti faccio accompagnare domani, così ti accatti quello che vuoi. Grazie. Vi diamo ancora il benvenuto all'interno di Open Day Cinema, Ivan Scinardo, io sono Eliana Chiavetta, ma soprattutto con noi in studio quest'oggi abbiamo Rory Quattrocchi e grazie come sempre alle clip che monta Ivan abbiamo rivisto alcune delle sue più belle interpretazioni. Oggi è un evento straordinario perché in genere Rory noi facciamo i collegamenti sempre via Skype, vuoi anche perché c'è stato il Covid, ma perché ci piace molto entrare un po' nelle case degli artisti, dei registi. Ho fortemente voluto la tua presenza quest'oggi qui proprio perché intanto è un bel ritorno di Eliana e quindi è tutta la mia gioia. È un regalo per me, la più bella delle cose, un bel regalo, sì, per me. Che bella Eliana. Assolutamente sì, Rory. Ma poi perché forse avevo perso un po' di tempo nel chiederti un'intervista, perché oggi siamo a più di 250 interviste in quasi 2 anni di programma sul cinema. Ma non la potevamo beccare, l'anno scorso ha lavorato dappertutto, tra teatro, cinema, lavori per serie TV, Rory. Non mi avete neanche cercato. Comunque esatto. Non ti fermi. Dai. Solo per tutte e due. Non dovevamo entrare entrambe in quel terreno perché è in offline. Però veramente super impegnato. Uno dice, passano gli anni, uno si rilassa anche, un po'. Ma no? Anche questa, io già quest'anno ho fatto 2 bei film. Uno con Vincenzo Pirrotta, Spaccaosso. Sì. E uno con Roberto Andò, okay. La Sanizza, sì. Muriava.
I miei ti fanno morire ma poi risorgi. E mi sono trovata ai miei piedi che mi consavano per morte due meravigliosi becchini Picarro e Ficona. Rosso. Senti, ma questa cosa di morire poi loro che... ti tirano i piedi. No, mettevano le scarpe con sale. Ah, ok. Ma questa cosa di morire, quando uno poi deve morire la prima, la seconda, la terza volta, uno prova a morire in maniera anche diversa. A seconda come vuole il regista, io dovevo morire in un certo modo, dovevo morire addirittura con la boccaccia aperta, perciò figurati chi c'era due. Cioè uno discute, fammi fare il morto con la bocca io aperta. Io quando mi dissero che dovevo morire, dissi che bello, mi sto un'oretta. Certo, c'è anche questo relax. I tuoi occhioni neri, questa bocca aperta. E invece essere... no, e fu un bello, comunque morivo. Vedi, ci sono anche questi retroscena ovviamente in tutti i frangenti, ma ci puoi anche svelare se hai delle cose in cantiere in questo momento? In cantiere avrei, però mi sto cercando di mettere d'accordo con la mia agente che magari non ci vado, perché sarebbero poche pose per un film fatto da un regista siciliano che non conosco, che comunque dicono che sia bravo e ci credo, però dovrei andare in Connecticut. Io figurati, viaggio che è una meraviglia, un piacere, tutto quanto. Se ci fosse la possibilità di stare almeno 15-20 giorni, io andrei in Connecticut, ma per fare 3-4 pose praticamente passo una settimana e ti in aereo. Ma quando vai sul set non è nessuna vacanza. No, che tu vai per più tempo rispetto alle cose che finisci. Se potessi andare per più tempo io ci andrei. Ma anche perché mi ricordo di una nostra chiacchierata di qualche tempo fa in cui mi raccontavi che a te è piaciuto nella tua vita anche viaggiare da sola tantissimo. Ma infatti dicendo io ci sto ad andare, figurati, io vado quando vado sempre. Ma io quando vado per i fatti miei chiaramente mi prendo tutti e 3 mesi del turismo con i miei comodi, non capisco quando arrivo, non capisco niente. Comunque, ma infatti, andare da solo in Connecticut senza Da sola no, che c'entra con lui per il film? Infatti, ti pigliano è diverso. Quando arrivi, ti pigliano, ti mettono in questa macchina e poi stanno sul set e non hai visto nulla del resto. No, per favore, ma comunque, voglio dire, io per poche pose non so se ci vado. Questa sarebbe una possibilità, ma non credo che abbozzerò. Sai Elena, il bello di questa donna, ma non è una piaggeria, è sincerità. Lei è sincerità pura. Per come si è conservata così umile, cioè ha una carriera incredibile. Ma quale umile? Quelli che facciamo questo mestiere non siamo umili, nessuno. Quando uno si mette davanti alla macchina da presa, quando uno si mette all'esposizione su un palcoscenico. Quando si spengono i riflettori. Ma che cosa? Non c'è umiltà. Tu sei sempre Io sono questa, non mi sono mai imbrodata, ma no umile. Chissà cosa, ma diceva pure un altro che faceva interviste, umile, una volta... Cioè, se basta con sto umile. Umile? No, bocciato. No, non è umiltà. No, volevo arrivare a un punto, Eleonuzza. È al contrario, umile nel senso che non ti dai delle aree che sono diverse. Ma quello concede generosamente Volevo arrivare a quello, quindi non è una che se la tira. Ma mica mi offendo perché mi dici umile. Solo che ti dico, non è il termine esatto. Perché noi attori umili, ci siamo nudi. Rory, siamo assolutamente... Non ribattere, Girardo, non ribattere. Ti bacchetto. C'è legge. Generosissima con i ragazzi, con i giovani. Ma quello sì, va bene, ma non c'è appunto umiltà, c'è il piacere di esserci così come sei. Io che devo fare un'altra parte? Le parti bene o male le vado a fare sul palcoscenico. Io così Riccardo, sono. Io mi arrendo. E non è che va bene, perché a me non mi apprezzano molte persone per questo modo mio di essere. Lasciamo stare. C'è ancora una parte, sfruttiamo questo momento. Dice, tornata da Cannes, adesso si gioca questa carta per dire, ancora non c'è un regista che mi abbia chiesto di interpretare questa parte. Qual è la parte che hai? Io vorrei fare appunto la paspetta. Lo vorrei fare ormai, insomma, che stai cominciando questo ad avvicinarmi ai 100 anni. Ma no, lo pensavo già prima, e ancora era possibile fare Vandosiris a 60 anni. Ora, insomma, però ci sono stati quei belli spettacoli di Ava Spettacolo con la soubrette vecchia, okay. E poi il comico, la soubrettina invece quella tutta spiritosa. Ecco perché prima anche con Una vita in vacanza dicevi una vecchia che balla cantare, questa cosa. Perché mi piace pure a ballare. Noi lanciamo questo messaggio. Le gags del bagaglino, sì, no? Queste... Sì, anche un po'. Un bel film di questo genere. Cioè, il tempo, cioè socialmente ci siamo, perché è quello di crisi totale. E quindi a questo punto sarebbe anche auspicabile un filmaccio di questi... Una bella provocazione. Perché qua invece facciamo tutti i film di cancer pure. Ti fanno morire. A me fanno morire, sì. No,
Ok, quindi abbiamo lanciato un appello, abbiamo lanciato questa richiesta, speriamo magari in questo 2022 mi metterei tutti i belle boa di strunzo, belli così, pennazzoni. Io ti vengo a passare i boa, io te li prendo in conserva, ti passo i boa, faccio la tua assistente luccicosa. Una caricatura, una macchietta, no? Una macchietta di vecchia soubrette. Mi io non so cosa sarebbe lei in oggi grado di tirare fuori con una scena del genere. Io sono gioioso oggi, la mia gioia è incontenibile. Noi siamo veramente tanto felici, tanto. Grazie tanto. Vedi, un po' a sorpresa questa mattina è andata così. Vabbè. E allora consigliamo ai nostri ascoltatori di andare a vedere Nostalgia di Mario Martone al cinema, non sui telefonini o sui tablet, no, perché quello è veramente mortificante. Ma perché non vanno più al cinema le persone veramente? Ma questo è un altro capitolo di tristezza, no? Questi cinema ancora vuoti. Ma che peccato. Ma è un'incultura che hanno propinato, capito? Oramai si hanno seminato bene i nostri cari. E se Rory ha visto per la prima volta su grande schermo Nostalgia a Cannes, noi lo consigliamo ai nostri fedelissimi ascoltatori. È un bel film, è pieno di sorprese e poi si segue con piacere, non c'è un momento che dici vabbè adesso... No, non stacchi, sì, perché hai curiosità di vedere dove va a parare. Sì. E comunque noi siamo curiosi di vedere Rory Quattrocchi in questa. Va bene, andatemi a vedere. Grazie Rory, grazie mille. Grazie a voi, bellissima donna. Ciao. E anche te, quanto sei carina. Prima lui, perché ti ha chiamato lui. Certo, prima lui, io dopo. Sono io che l'ho stressata. No. E adesso ci sono i Rame insieme a Arcomi. Questa è 5 gocce. Ma tu sempre qua lavori? No. Io sono qui, sono a Terram, sì.